prossimo step di Atlantica è quello di sviluppare tutto ciò che ha imparato in questi anni, sviluppando a 360 gradi un personaggio come Geronimo Stilton, e applicarlo ad altri personaggi che pensiamo siano potenzialmente molto simili. Fra questi sicuramente c'è il Signor Acqua, che è una property editoriale per adesso, è inventata da un autore che adoriamo, che si chiama Agostino Traini, ed è pubblicata in Italia da Mondadori. L'abbiamo scoperta proprio perché con il nostro dipartimento Translation Rights avevamo successo in Asia, avevamo dei numeri incredibili. A un certo punto abbiamo detto: ma non è che abbiamo trovato un altro Geronimo? Ovviamente per un target molto più nuovo, molto più giovane, perché è popular science e quindi scienza divulgativa. L'idea è quindi è quella di partire dai Translation Rights, come abbiamo fatto per Geronimo, e trasferirli agli altri sfruttamenti di diritti. In particolare, il cambio di tutto è stato quando abbiamo inventato un personaggio, cioè abbiamo tratto dai libri un costume character. Siamo quindi passati ad avere proprio come Geronimo un personaggio non più in pelliccia e baffi, perché il Signor Acqua è una goccia d'acqua, ma un personaggio di gomma piuma, che ai bambini piace tantissimo, ed è quello stato la grande scoperta. Abbiamo scoperto cioè che i bambini riescono a proiettare le loro necessità affettive anche su personaggi che non hanno una forma antropomorfa, perché il Signor Acqua appunto è su una goccia e a forma di quasi goccia azzurra, eccetera. E quindi abbiamo avuto una conferma di quello che abbiamo intuito, cioè che sia il momento del social emotional learning, cioè di quelle nuove idee pedagogiche che stanno partendo dall'America, stanno arrivando anche in Europa, che dicono che i bambini hanno bisogno di essere consapevoli delle loro emozioni per poterle controllare, diventare adulti consapevoli e indipendenti. È proprio vero, ed è impressionante vedere come i bambini si emozionino davanti al Signor Acqua, che con il suo aspetto un po' kawaii stimola tutto ciò che c'è di positivo. I bambini lo vogliono abbracciare, vogliono parlare con lui, giocare con lui, ed è una cosa che è veramente bella e positiva per tutti noi. Quindi siamo riusciti attraverso il costume a stimolare delle nuove emozioni nei bimbi.